ultimo impegno stagionale in casa a fronte del già retrocesso Poggi Bonzi. La scelta tecnica predilige Colato per Bucaletti in avanti, mentre come esterni bassi con Vinasi ancora out ci sono Piantini e Mariani. 3 minuti, bel recupero di sfera di Colato, palla a destra per l'inserimento di Lischi, libero di arrivare fino in area di rigore. L'assist basso e al bacio, Morbidelli non raggiunge un pallone che necessitava solo di un tocco. Morbidelli quindi cerca soluzione da solo, diagonale dal vertice dell'area, palla che percorre l'intero specchio per esaurirsi sul fondo. Dal corner numero 2 degli azzurri però è pescato lo stacco perfetto di Bini al limite dell'area piccola giallorossa, incornata che supera Chiarugi ed è l'1-0. Il divario sul campo c'è tutto, l'estremo ospite al minuto 27 respinge la botta di Morbidelli per non allargare almeno temporaneamente il gap. Un minuto, incursione di Fofanà che fa tutto fin troppo da solo prima di piazzare il destro, ancora una volta però murato dall'estremo. Alla terza occasione però in altrettanti giri di lancette Colato vede bene la traiettoria da piazzare in controtempo per Chiarugi. Il 2-0 è cosa fatta con l'attenzione che si sposta subito ai risultati degli altri campi. Morbidelli intanto però non ci sta a non entrare nel tabellino dei marcatori, perfetto lo stop a seguire, la rete si gonfia ancora sul suo sinistro mettendo il triplice fischio sul match con un'ora di anticipo. Il ritmo così cala vertiginosamente, le azioni da notare riguardano solo il secondo tempo inoltrato. Fuga di Lischi a destra con pallone basso per Mugelli alla ricerca del gol personale, Chiarugi distinto mette in angolo. Dal corner successivo palla per Camillucci, libero in aria, prima intenzione non lontana dai pali giallorossi. Su banale contrasto tra Calamazzi e Vitale il direttore di gara indica il dischetto e così l'Essaloco dagli 11 metri trova il sigillo della bandiera 1-3. Palazzi risparmia Camillucci e Morbidelli per il finale, intanto debole la girata di Colato tra le braccia di Chiarugi. La doppietta del giovane Scuola Carpi non si concretizza neppure poco dopo, terra area che ancora è neutralizzato dall'estremo ospite. Attenzione da parte opposta che la resa ancora non c'è, Berti chiude la sarracinesca su Silvestri a 5 minuti dal termine e così a tempo scaduto Bucaletti da lezione di balistica da distanza siderale impegna Chiarugi sotto la trasversale. Domenica al viaggio in quel di Ravenna alla festa di chi ha già vinto il campionato per disputare i play-out, con la sicurezza matematica serve però almeno un punto.